Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. L'acqua è una risorsa preziosa. Il Vangelo di questa domenica ci racconta di una donna che, spinta dalla naturale esigenza della sete, va ad attingere ad un pozzo e di un viandante, Gesù, seduto all'orlo di quel pozzo perché anche lui ha sete. Ma basterà calare il secchio nel pozzo per soddisfare la sete di quella donna e di quel viandante? Ci sono attese, esigenze così profonde nella persona che l'unica parola adatta per esprimerle è sete. E non ci sono bevande che possano estinguerla. Ne abbiamo molte riprove del resto. Pensate, cos'è che muove giovani adulti a crearsi delle evasioni a ogni fine settimana? Perché il mercato sforna in continuazione giochi, passatempi elettronici sempre nuovi per ragazzi e adolescenti? Perché la fedeltà di coppia a volte fa problema e certe famiglie si sfaldano più facilmente oggi che in passato? Perché l'acqua di pozzo non placa la sete. Anche la religione può essere vissuta come un andirivieni da un pozzo all'altro. Accade quando non è affatto una relazione vitale con Dio, ma un continuo bazzicare i supermercati del sacro. Chi beve di quest'acqua avrà sempre di nuovo sete, conclude Gesù. Per risolvere il problema occorrerebbe avere una sorgente dentro. Sarebbe l'unica alternativa. Sì, ma è una possibilità reale o un semplice modo di dire? Chi beve acqua di pozzo, afferma Gesù in questa domenica, avrà sempre di nuovo sete. Ma chi beve l'acqua viva che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, quell'acqua viva diventerà in lui sorgente che zampilla per la vita eterna. E notate, zampilla non chissà dove, ma dentro la vita. Sì, è una possibilità reale questa. E cosa sarà poi quest'acqua viva che può darci Gesù Cristo? Lui non è venuto con la presunzione di risolverci tutti i problemi, ma il senso della vita sì che ce lo può dare. E di cos'è che ogni persona ha sete se non di questo, oggi soprattutto? L'avere tutto e di più senza essere per ciò stesso soddisfatti, cosa sta a dire? Ecco di cosa abbiamo sete, tutti senza eccezioni, del senso della vita. Ben vengano i momenti di evasione, i diversivi che rompono la monotonia, ma non si pretenda dai pozzi quello che non possono dare. Come si arriva a sperimentare questa sorgente che zampilla dentro la vita? Dando fiducia a Gesù Cristo più che a chiunque altro. Ciò vuol dire accogliere le sue parole non solo con gli orecchi, ma con il cuore. Allora quella sorgente sgorga e la si sente zampillare dentro. Solo allora ci si può permettere di non dover più andare per pozzi. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.